Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi faccio un video tag che volevo fare da tantissimo tempo, che però non ho mai fatto per questioni di tempo. E in questa settimana sono a casa in ferie, oggi è il mio ultimo giorno di... no, il mio penultimo, perché è sabato, sono a casa anche domani, poi lunedì riprendo a lavorare. E ho deciso, siccome ho già fatto tutti i lavori di casa, sono un po' tranquilla, ho deciso di sistemare le borse. Per cui vi faccio il tag borse della mia vita. Che appunto colgo l'occasione, visto che ho sistemato tutte le borse che ho, e per mostrarvene alcune e rispondere alla domanda del tag. Scusate il casino alle mie spalle, le borse che ho, io le metto, quelle che uso poco, dentro quelle due scatole lì con i mici. Poi più sopra, adesso non potete vedere, ci sono altre due scatole in cui ho altre borse che adesso ho tirato fuori perché devo mettere in ordine. Mentre quelle che uso di più le tengo comunque appese in mezzo ai vestiti. E così, insomma, adesso sono tutte sul letto, voi non potete vederle, ne ho selezionate alcune per rispondere alle domande. Per cui partiamo subito con le domande. Allora, io non... mi ero segnata qua le domande, ma ho perso... eccolo qua. Domanda numero 1. Abbini il colore della borsa a quello delle scarpe e dei vestiti? Sì, sempre. Magari a volte non è perfettamente abbinato, però cerco sempre di trovare un abbigliamento che si abbini a quello che indosso. E questo è il motivo, sì, è anche per questo che comunque cambio spesso borsa, perché non è che mi vesto tutti i giorni nello stesso modo, per cui adesso ho tipo 6 borse che alterno e che sono le 6 borse estive che uso di più. Per cui a seconda delle calzature e dell'abbigliamento cambio anche la borsa. Ripeto, non perfettamente abbinata, comunque colori che ci stiano bene con quello che indosso. 2. Qual è la tua borsa da tutti i giorni? Ne hai una apposta da lavoro, università, scuola? Adesso vi mostro le mie borse da tutti i giorni, perché non ne ho una, ne ho tante, proprio perché cambio abbigliamento e tante cose non ci stanno bene con le borse, con una sola borsa. Per cui, allora, in questo momento che è bella piena, sto usando questa con le frange in pelle che ho preso da Xetra. Eccola qua, in questo momento sto usando questa. Le borse che uso da tutti i giorni sono sempre grandi, di grandezza medio grande. Vedete, questa è bella grande e anche le altre che vi faccio vedere. Poi da tutti i giorni uso anche questa, che è con la tracolla di Patrizia Pepe. È verde militare, Patrizia Pepe. Ha un sacco di tasche, è molto comoda proprio per tutti i giorni, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa. E che trovo appunto, vi faccio un esempio perché ho qui le scarpe. Adesso non vi sto a mostrare tutte le scarpe con cui abbino tutte le borse, però quando magari ho i jeans e queste scarpe qui, io trovo che comunque sia abbastanza abbinabile. Ovviamente, vedete? Non è un abbinamento perfetto, però appunto vi faccio l'esempio che una cosa che ci può star bene con queste scarpe può essere questa borsa. E per cui ho questa e queste sono due. La terza borsa da tutti i giorni, ovviamente vi sto facendo vedere quelle estive perché se vi faccio vedere anche quelle invernali non finisce più il video. La terza borsa da tutti i giorni è questa qua che ha una toloccatura della marca Enot. Questa la uso anche d'inverno per tutti i giorni. Sono dei colori che comunque vanno abbastanza bene con il mio abbigliamento, per cui adesso scusate che è un po' deformata, ma è vuota, per cui una volta riempita poi comunque va bene. Poi la quarta borsa che uso tutti i giorni in estate è questa qua con la scritta Chic, anche questa è enorme, la metto soprattutto per andare a lavoro. 1, 2, 3, 4, sì, ne ho 6. La quinta è questa, che è una delle ultime borse che ho acquistato, che è questa qua di Stradivarius rossa, molto molto bella anche questa. E la sesta borsa è questa qua, con tutte le righe, fatta così. Bellissima anche questa. Per cui sono 6 le borse che uso tutti i giorni.
Ecco, dovevo mostrarvene una, ma una non riesco a portare una sola borsa. Poi, domanda numero 3. Quale borsa scegli per una serata in discoteca o al pub? E anche qui ve ne devo mostrare due. Dai, ve ne mostro solo due. Sono stata brava. E sceglierei questa borsa con la catenina qua, piccola. Sceglierei borse piccole perché comunque per il discoteca pub va benissimo roba piccola e a tracolla, così anche comoda. È fatta così e l'adoro. L'ho presa da Scarpe Scarpe ed è della marca Alaysia. È una marca che hanno loro da Scarpe Scarpe. Qua non si vede, comunque è di vera pelle, made in Italy. Veramente bella. E questa anche l'ho scelta perché insomma discoteca, pub sia un po' più aggressiva, ecco. Per cui questa veramente la trovo stupenda per andare in discoteca o al pub. E poi anche questa un po' trasgressiva, che è questa che ho preso da Bershka, questa pochette che si porta così, anche questa è abbastanza comoda, insomma la si mette così, è un po' più grande, più capiente rispetto a quella di prima, dentro ha una tasca più i vari scompartimenti, adesso non si vedrà niente, più i vari scompartimenti porta cellulare. E mi piace un sacco, anche questa la uso nelle serate, magari in cui sono un po' più particolari. Poi vediamo un po' quale altra domanda. Numero 4. Quale borsa ti ha deluso? Esempio, perché l'hai pagata tanto e poi si è rovinata subito. Una borsa che non ho pagato io, ma l'ha pagata il mio compagno quando eravamo ancora fidanzati, che è stato il primo regalo che mi ha fatto, per cui a questa borsa ci tengo tantissimo. Che è questa qua di Moschino e mi ha deluso. Adesso vi spiego perché. Allora ve la mostro. È bellissima, cioè io ci facevo la fila da 3 mesi, veramente ero sempre lì che la guardavo finché il mio compagno ha deciso di prendermela. Love Moschino, vedete quanto è bella questa borsa. E mi ha deluso perché io adesso non la uso, sia perché ci tengo che rimanga bella. E perché comunque è un ricordo per cui non lo userò mai fino alla fine. La uso proprio anche qua, vedete sotto è praticamente nuova. Però mi ha deluso perché i manici, l'ho usata pochissimo, i manici si sono rovinati. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Si sono tutti spellati i manici. Questa borsa costa 159 euro, per cui comunque è un prezzo molto alto. E 159 euro mi si rovina tutti i manici, poverini, anche qua sono tutti rovinati. E dovrò portarla da un calzolaio, però non ho un calzolaio di fiducia, per cui è da un po' che di mesi che sto aspettando di vedere perché vorrei fargli rivestire i manici, ma non so neanch'io come fare, per cui boh, mi ha deluso per questo. E niente, speriamo di trovare una soluzione per rivestire i manici. Una cosa, se vi è mai capitato di rivestire i manici di una borsa, fatemi sapere se avete ottenuto dei bei risultati o come avete fatto, perché ci terrei molto a saperlo. Sarei disposta anche a spendere dei soldi, non importa, pur di tenerla bene. Poi, numero 5. Quale borsa hai voluto per molto tempo e alla fine hai acquistato? Questa borsa qui di Alviero Martini, prima classe. La volevo da tipo 4 anni e alla fine ho deciso, ho detto, però non avevo mai soldi per comprarla perché comunque è una borsa che costa 295 euro. E il prezzo non va mai giù di questa borsa perché è una borsa della linea continuativa. Per cui ho detto, siccome non avevo mai soldi, avevo sempre spese da fare, cosa ho detto? Mi metto via 10 euro, 20 euro al mese, mi metto via i soldi delle cose che vendo al mercatino, mi metto via tutte queste cose qua e mi prendo la borsa. E dopo un anno che mettevo via soldi, sono riuscita a prendermi questa borsa. Per cui veramente è stata una soddisfazione grandissima. La uso quando esco con il mio compagno e ha anche la tracolla. Però io la tracolla non la uso. La uso quando esco, uso le borse a tracolla quando esco così per andare al lavoro, fare la spesa, ma quando esco per divertimento con il mio compagno non uso la tracolla perché non è una cosa che mi piace, la trovo una cosa utile ma non bella.
Poi 8, consiglio una borsa contracolla. No, numero 7, ho sbagliato. No, numero. Ma no, io quante ne ho saldate? Numero 5, allora 1, 2, 3, 4, 5 le ho fatte. Numero 6, qual è la borsa più brutta che hai? Allora, la borsa che più brutta che ho è una che vi ho fatto vedere anche prima, che utilizzo tutti i giorni, ed è questa qua. È la più brutta che ho perché è molto rovinata, infatti tra un po' dovrò cestinarla, però mi dispiace perché è un regalo che mi aveva fatto mia suocera, anche se costava poco, comunque mi dispiace buttare via i regali. Ed è brutta perché appunto questa si stanno consumando tutti i manici, poi dentro, adesso vi faccio vedere meglio, dai, non si vede niente, però adesso anche se non si vede dentro è tutta, c'è la il coso, il foderino dentro che è tutto rotto, per cui questa è la borsa più brutta che ho. Poi, domanda numero 7. Poche borse ma buone o molte borse ma di qualunque qualità? Allora, per tutti i giorni, molte borse di qualunque qualità. Non spenderei mai soldi per una borsa che devo usare tutti i giorni per andare al lavoro. Per cui, per tutti i giorni, tante borse, poi visto che comunque l'abbino a seconda dell'abbigliamento, per tutti i giorni tante borse. Per uscire con il compagno, con le amiche, per qualsiasi altra occasione, invece preferisco indossare borse di qualità che ho pagato tanto, ma che fanno scena. Ecco, questo perché ho quella di Alviero Marchini. Dopo, allora, per uscire metto quella di Alviero, vi faccio vedere giusto perché ne ho tante qua adesso. Un'altra borsa che ho pagato tanti soldi e che utilizzo per uscire, adesso è un po' deformata, è questa di Calvin Klein, che ce l'ho da tanti anni, però è sempre bella, e questa anche la utilizzo per uscire. Poi un'altra che è molto particolare e che ho pagato tanto è questa di Bali. Per cui tutte queste borse qua vanno benissimo per uscire. Ok, alle borse di qualità, ma solo per uscire in momenti, ecco, non da tutti i giorni. Poi, 8, consiglio una borsa contracolla per fare shopping oppure la spesa senza impicci. Questa qua di Patrizia Pepe. Eccola. Questa di Patrizia Pepe oppure. Questa però è piccolina di Stradivarius, se non dovete portare dietro tante cose, per esempio la uso per andare al mercato, perché è piccolina, ci porto dietro i portafogli, non mi intralcia e quando vado al mercato cerco sempre di portare borse piccole, se no mi travolgo, cioè continuo a sentire spintoni ovunque, perché se metti borse ingombranti è un fastidio sia per me che le apporto che per gli altri che devono scansare la mia borsa. Per passare, per cui borsette piccole sicuramente per andare al mercato o fare la spesa. Poi, domanda numero 9: qual è la tua borsa con il colore più acceso? Io non ho borse con colori accesi perché non amo i colori accesi. Quella con il colore più acceso che ho è questa qua rossa di Stradivarius. Ecco, mi azzardo fino al rosso. Poi basta, ne avevo una di Benetton, di Sisley gialla, che però ho venduto al mercatino dell'usato, per cui no, borse con colori accesi no. E numero 10, qual è la borsa dei tuoi sogni ma che non hai ancora acquistato? Adesso vi faccio vedere la foto ed è questa qui di Michael Kors, nera. Eccola qua, questa costa all'incirca 400 euro e per cui con molta calma. E l'acquisterò. Non ho ancora cominciato a mettere via soldi per l'acquisto di questa borsa, ma guardate quanto è bella, cioè io l'adoro, è elegante, va bene con tutto, va bene con un paio di jeans, va bene con un abbigliamento un po' più elegante, va bene con tutto, veramente è in saffiano, per cui è anche comoda da pulire ed è questa. E come vi dicevo, non ho ancora cominciato a mettere via i soldi perché in questo periodo ho diverse spese. Comunque non ho esigenza di comprarla subito, anche più avanti, insomma, non è una cosa. Mi faccio diciamo, la tira, però se capita, capita, se no, pazienza.
Tanto sta lì, perché comunque queste sono cose della linea continuativa. Infatti, l'altro giorno sono andata all'outlet di Michael Kors, che si trova a Nomenta di Piave, al designer outlet. Sono andata lì con questa foto e gli ho detto: so che questa non ce l'hai perché comunque è della linea continuativa. Oppure magari una shopper, ecco, però quelle lì all'outlet non ce le hanno, avevano solo dei rottami assurdi che erano bruttissime, cioè tutte le borse di Michael Kors che non hanno venduto in negozio gliele hanno date là, ma veramente mi ero dato un budget, ho detto 200 euro, con 200 euro chissà che riesco a trovare qualcosa di bello, ho detto guarda faccio il sacrificio, spendo sti 200 euro, poi non mi compro più niente per 2 mesi, però niente, nonostante comunque avessi insomma, una cifra 200 euro, non è che sono 20 euro, insomma, niente, non ce n'era una che mi piacesse. C'era una shopper grandissima, che quella è una della linea continuativa, però cioè, su di me che sono piccola stonava. Per cui ecco, l'unica cosa che potevo prendere era quella, il resto era tutti i rottami proprio. Per cui pazienza, aspetto e me la prenderò. Basta, vi saluto, vi mando un bacione. Scusate se ho parlato tanto, ma le borse sono un argomento che proprio mi emoziona. Adoro le borse, per cui niente, così. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video.